In questo video vivrò un giorno come Marvin Vettori. E se non sapete chi è, ve lo presento. Marvin, vieni. Sta scherzando. Marvin Vettori è un atleta italiano di arti marziali miste che combatte nell'UFC. Gareggia nei pesi medi e attualmente è considerato il quinto al mondo nella sua categoria di peso. È alto 183 cm e in gara pesa più o meno 84 kg. Nella sua carriera ha totalizzato 17 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio ed è soprannominato The Italian Fucking Dream. Il fucking l'ho aggiunto io. Ciliegina sulla torta, combatte questo sabato, sfida il secondo al mondo, quindi Marvin, buona fortuna. Ma tornando a noi, questo non sarà un vivo un giorno come qualunque, perché in questo caso è stato il preparatore atletico di Marvin, ovvero lui, che si chiama Emanuele, ad invitarmi a provare una sua giornata tipo. Quindi per tutto il giorno avrò l'occasione di essere seguito da Emanuele e di allenarmi esattamente come si allena Marvin. Detto questo, è l'ora di iniziare. Adesso io lascio la parola a te, come è organizzata la giornata di allenamenti? Vai, allora, partiamo dal fatto che non è un atleta professionista di sport da combattimento. Sicuramente. Cioè, però è una bestia pazzesca, ma non è un atleta professionista. Okay. Sono due allenamenti, il primo adesso è mattina e siamo qui per fare la preparazione atletica. Il secondo sarà pomeriggio, dopo pranzo, dove farà la parte tecnica. Quindi calci, pugni. Calci, pugni, testate. Testate. Quindi adesso ci prepariamo e poi partiamo con il primo allenamento. Vai. L'allenamento della mattina è strutturato così: prima parte, propriocezione e riscaldamento; seconda parte, palestra funzionale; terza parte, conditioning. Che il massacro abbia inizio. Partiamo da quello che ti ho detto prima: tutta la parte iniziale deve essere riscaldamento, pliometria, equilibrio, tutta una parte. Va bene, non si fa fatica, ma è stra importante per un fight. Ah, ok. Come ho già accennato, nella prima parte dell'allenamento Marvin allena la propriocezione, che è la capacità di riconoscere la posizione del nostro corpo nello spazio. Allenando la propriocezione si migliora molto l'equilibrio, che ho scoperto essere una cosa importantissima per un fighter. Questa prima parte dell'allenamento dura più o meno 20 minuti. Allora, finito tutta la parte di pliometria. Certo. Adesso passiamo alla parte più faticosa. Pesi. Esatto. Circa. Ok, iniziamo. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the veloce, la sentivo. Più giri veloce, più la palla va fuori. In questo caso la palla, in un altro caso il pugno. Put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. La terza parte dell'allenamento mattutino consiste nel conditioning. In questo caso Emma ha voluto farmi fare un allenamento ad alta intensità che consisteva in 20 secondi di sforzo e 40 secondi di recupero. Prima due giri sulla salt bar, seguito da due giri sulla slitta caricata con 100 kg. La cosa interessante di tutto ciò? Non sapevo quanti round avrei fatto. Ora Emma vi spiega il perché. Se io ti dicessi, ok, facciamo 20 di lavoro, 40 di pausa, quanti round facciamo? 6. Tu andrai in una certa intensità, perché sai che tra 6 hai finito, quindi spingi a tutta. Se io ti dico, ok, sono 40 round, tu dici, ok, vado molto meno. Certo. Perché? Certo. Perché ho 40 round. Invece quello che dobbiamo fare noi è spingere a tutta ogni volta che sali sulla bici o lì. Nei 40 secondi devi recuperare per essere fresco. Fantastico. Ora che avete capito il perché, ci tengo a dire che ero sicuro che Emma non ci sarebbe andato piano. Ma cazzo. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I'm on the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them tell me. So the mouth free, I'ma change that soon. Better watch out now, see? Bravo! Ancora, Emanuele. Finito. Bravo, hai tenuto lo stesso livello, bravo. Ragazzi miei, questo vuol dire spingersi oltre il limite. Si lava, si riposa, pranza e alle 4 secondo allenamento. E detto questo, continuiamo con la routine. Però
prima di andare a pranzo andiamo a farci sistemare e vuoi spiegare anche tu il perché un attimino. Durante il training camp cosa che succede? Tra allenamenti, botte prese, perché un fighter, spesso cosa si fa? Si va da un osteopata, fisioterapista, dipende da cosa si ha bisogno, e si cerca di farsi raddrizzare un po' per continuare ad andare agli allenamenti al massimo. Fantastico, quindi mi hai portato dal meglio. Siamo dal meglio, Osteo Fighters a Milano, e andiamo a farci trattare. Andiamo a farci trattare. E poi c'è un altro allenamento. Fantastico. Andiamo. Ad averci fatto fare un tour ed averci spiegato come gli sia venuta l'idea di aprire uno studio dedicato quasi interamente ai fighter, Emanuele, e sì, anche lui si chiama Emanuele, mi ha fatto un check fisico e dato un'occhiata in generale per capire se avessi dei problemi a livello muscolare o articolare, e ne ha trovati diversi, cose piccole ma c'erano. Dopodiché mi ha massaggiato per sciogliere eventuali contratture, mi ha tirato delle scrocchiate pazzesche e per concludere mi ha finito completamente con la sua pistola massaggiante. Trattamento finito, Emanuele, ti ringrazio veramente un casino. Il tuo studio si chiama Osteo Fighters, quindi ragazzi sapete dove passare assolutamente, mi hai salvato veramente. Adesso noi andiamo a pranzo e dopodiché passiamo al secondo allenamento. Ragazzi, è arrivata la prima porzione, un'insalatina. Penso di non aver mai preso l'insalata fuori in ristorante, onestamente. Ringraziamo il coach qua. È arrivata anche il secondo piatto, riso con pollo. C'è veramente tanto pollo. Adesso ci sbraniamo tutto e poi si continua. Ragazzi, pranzetto finito, ci siamo anche bevuti un caffè. Adesso cosa andiamo a fare? Secondo allenamento in un'altra palestra, striking questa volta, quindi calci e pugni da temporale. Perfetto. Detto questo, 40 minuti di auto e ci vediamo in palestra. Yes. Ecco ragazzi, dopo pranzo siamo arrivati nella palestra. Lui è il proprietario della palestra, Max, ed è anche la persona che mi massacrerà per la prossima ora e mezza. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Nel secondo allenamento Max ha deciso di insegnarmi passo passo le tecniche fondamentali della box. Prima come ci si muove sul ring e come schivare, seguito dai colpi diretti, ovvero sia il jab che il cross, e poi siamo passati al gancio e al montante. Dopodiché abbiamo messo tutto insieme creando delle combinazioni e infine ha deciso di prendermi un po' a pugni facendo un round da 3 minuti di sparring, in cui lui comunque ci è andato molto leggero. Perché se tu sei venuto a tornare ti frego. Ok, pollice verso il basso, piuttosto guardi che ore sono con l'orologio. Ah, va bene. Ok? Apprendi velocissimo. Grazie. No, è vero, guarda che non sono cose semplici. Coordinare gambe, braccia, rotazione sulla mano e giù il mento, le ruote, piega. Sì. Sei molto... Aspetta, per non averlo mai fatto... Grazie. Allora, prima ho imparato separatamente tutti i colpi, adesso stiamo mettendo tutto insieme, comprese delle schivate, quindi è un casino in poche parole, perché devo schivare e poi dare il colpo e penso la stia tenendo ancora molto semplice. Adesso vediamo che mi tira fuori e qualche pugno sicuramente lo riceverò. I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. Ragazzi, adesso round conclusivo, round ai colpitori e simuliamo un round da 3 minuti come fanno i professionisti. I professionisti ne fanno almeno 3, lui ne fa uno giusto per scaldarsi e dopo vediamo il meglio. Ok, vediamo che mi aspetta. Mi sono divertito, eh. Quello è l'importante.
importante. Questo sport, la prima cosa è divertirsi. In una sola lezione di un'ora, un'ora e mezza, hai già delle buone basi. Un domani vuoi continuare, già le basi ce le hai. Bravo, veramente, complimenti. Grazie. Sai cos'ho? Anche un odore di gorilla, penso. Quello è normale. Una cosa pazzesca. Ma ti mette ne va a distanza. È uno zoo, eh. Infatti faccio fare solo colpi diretti. Bravissimo. Hai detto questo, ancora grazie una volta. Grazie. E noi continuiamo con la routine. Ragazzi, è arrivata l'ora di cena, ci siamo tenuti abbastanza sul salutare per quello che potevamo permetterci. Mi sparo due piadine pazzesche, tanto l'ultima volta che ho mangiato era pranzo, quindi posso permettermelo. E niente, adesso mi sbrano queste due robe che mi fanno una gola incredibile e noi ci vediamo dopo. Siamo arrivati alle conclusioni. Prima cosa, ringrazio veramente Emanuele perché mi è stato dietro tutto il giorno, mi ha spaccato, ha aperto di fatica, ma mi ha anche fatto divertire. Io qui sotto vi lascio il link del suo nuovo canale YouTube se vi interessa l'aspetto della preparazione atletica, dell'MMA, del kickboxing, del muay thai, non so quante robe sappia, o se semplicemente volete seguirlo un pelo più da vicino, andate ad iscrivervi al suo canale. E poi ringrazio anche Max e l'altro Emanuele per la disponibilità durante la giornata. Considerazioni sulla routine? Pazzesca! Tenete a mente che io ho fatto un giorno, Marvin fa 3 mesi, fa 4 mesi, fa 5 mesi così, ecco perché è pazzesca. Tenete a mente un'altra cosa, e questa me l'ha detta Emanuele, oggi lui mi ha fatto ricreare una giornata bella penza, bella intensa. Non è che ogni giorno di questi 3 mesi, ogni giorno del camp, sono a questa intensità. Oggi noi ce lo siamo potuto permettere proprio perché erano solo 24 ore. Ultima cosa, quante calorie ho bruciato? Tantissime, non so dirvi il numero esatto perché non potevo sempre tenere l'orologio addosso. Sappiate solo che Marvin durante il camp consuma mediamente 5000 kcal al giorno e quindi ne brucia poche di meno. Detto questo, tutti pronti a fare il tifo? Marvin, se stai guardando il video, spaccali il culo, iscrivetevi al canale, lasciate like e noi leoni ci vediamo nel prossimo video.